TV, TV di comunità. Se le dico consumo consapevole, che cosa le viene in mente? Consumo consapevole mi viene in mente in base ai prodotti alimentari, cioè l'informazione su quello che è l'etichettatura del prodotto. Quindi guardare i parametri, ingredienti, scadenza e soprattutto se è prodotto italiano o no. Ho notato che c'è un'attenzione maggiore verso il consumo e questa cosa, insomma, io la vedo come una cosa positiva, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista alimentare. Consumo consapevole, responsabile, andare, innanzitutto secondo me, chilometro zero. Sai che oggi per trasportare la merce c'è bisogno di un costo sia economico ma sia ambientale. Per me consumo consapevole è sapersi informare senza farsi troppo condizionare dai luoghi comuni, da quello che si dice, anche se può essere allettante. Per poter costruire un mondo migliore, per dare, come dire, per l'idea che ognuno di noi ha di mondo migliore, ma ha capito che oggi forse l'unico strumento che è rimasto è quello di decidere come e dove andare a spendere i propri soldi. Credo che il consumo delle famiglie sia cambiato, anche perché credo che la gente sia un po' disorientata al consumo, cioè c'è uno stress, no? Oggi i grandi centri commerciali espongono 1000 prodotti, 1000 tipologie, lo stesso identico prodotto con diversi prezzi e diversa qualità. Oggi la gente non sa più cosa mangiare fondamentalmente. C'è questo problema qui, siamo abituati al fatto che ormai al supermercato se mi serve a me una bistecca, se una fettina di vitello, a quell'altro cettino di pollo, è sempre tutto pronto in formato standard. Si sono rafforzate delle tendenze, mi sembra che le famiglie acquistino, non abbiano mai smesso di acquistare cibi preconfezionati, surgelati, eccetera eccetera. Adesso siamo abituati a scendere al supermercato a trovare tutto o usare qualsiasi prodotto senza nemmeno leggere quali sono gli ingredienti, diciamo, quindi non c'è più attenzione nell'acquisto di qualsiasi prodotto utile per la casa, diciamo, per la quotidianità. Da un punto di vista alimentare ci sono tante anche cooperative agricole che fanno prodotti solidari e biologici. Funzionano, che ne pensi? Sì, io so ottimista, sono positivo per queste cose, quindi anche perché sono uno di quelli che ci guardo sempre, quindi ci voglio credere. Noi siamo vivi e andiamo avanti. Non solo, ma principalmente grazie alle reti, ai distretti di e solidali. Sono nate tante piccole realtà, si lavora un sacco sul biologico, si lavora sul chilometro zero, quindi penso che stiamo andando verso un futuro migliore da questo punto di vista. Sicuramente si trovano più prodotti biologici, di conseguenza se li trova nelle grandi distribuzioni come dei grandi marchi, sicuramente è perché c'è un acquisto diverso, soprattutto per quanto riguarda i prodotti deteriorabili come frutta e verdura. È il momento di cominciare a porci la domanda di come poter fare, ed è possibile. Se si mettono insieme produttori e consumatori, chiamiamoli così, ce la possono fare. Come garantire l'accesso al cibo buono, al cibo etico, al cibo sano, al cibo che non inquina, che non devasta l'ambiente, non solo a chi ha determinate possibilità economiche, ma anche a chi non ce le ha. Equo e solidale hanno dei significati pesanti questi termini. Equo ovviamente rimanda ad una idea di equità, di uguaglianza e di giustizia. Solidale è che non si gira dall'altra parte nei confronti di chi è magari in difficoltà e può avere bisogno di aiuto da parte di qualcuno che ha più possibilità. Il commercio ecosolidale mi piace perché si basa sull'etica comunque, quindi del commercio, quindi se non sbaglio si basa anche su quello che non è lo sfruttamento di persone, sfruttamento del terreno stesso, della terra stessa, utilizzo di metodiche, insomma, più vicine a quello che è l'ambiente.
e quindi penso che comunque sia un passo avanti verso il consumo critico, verso una consapevolezza maggiore verso l'ambiente. Sicuramente sostengo, diciamo, il mercato consolidare come intento, come mission e anche come, chiaramente, come a livello, diciamo, economico, insomma, se spendi un po' di più comunque è giusto quello che stanno facendo. Dovrebbe essere in realtà una situazione normale, purtroppo è una cosa purtroppo di nicchia, perché comunque è un tipo di mercato che si occupa di gestire le risorse umane anche in maniera giusta come dovrebbe essere. Spero che cresca un pochettino. Basta pensare che la prima cosa legata alla povertà è la fame, no? Allora, il cibo nel mondo, in realtà, se guardiamo ai quantitativi, sarebbero sufficienti per tutti. Il problema è che chi lo coltiva poi gli viene sottratto, non vengono ridistribuiti nella maniera giusta. Magari vengono prodotte cose che non servono per sfamare beni di consumo primario, ma prodotti d'esportazione per soddisfare magari sfizi di gente che ha già la panza piena. Se dico povertà, penso a chi non ha accesso al cibo e dopo a chi non ha accesso al cibo buono. C'è una massa di gente che diventa sempre più povera, mentre un piccolissimo gruppo diventa sempre più ricco. E a che cosa è dovuto? A un sistema. È un sistema che ha dato il potere alle banche, eccetera, eccetera, come dicono, no? E che lascia noi poveri cristi senza più nessun potere, no? Questo avviene perché c'è gente che non ha alcuna idea, secondo me, che viviamo tutti quanti nello stesso pianeta e che abbiamo solo una torta. Che la dobbiamo scompartire. E penso che c'è chi c'ha troppo, chi ha poco, penso che c'è chi è trattato in un modo, chi in un altro, penso che c'è chi si prende troppo, chi poco, quindi penso che c'è una distinzione che spesso non è neanche voluta ma è imposta. E come si dovrebbe intervenire per risolvere, per ridurre? Sì, a livello di coscienza, quindi smuovere la coscienza a livello di, come posso dire, individuale, no? Quindi un movimento sia dal basso ma anche dall'altro. Le risposte che sono state date fino ad oggi in generale secondo me non sono efficaci, perché si basano secondo me troppo su assistenzialismo e non si aiutano le persone a far sì che questa ridistribuzione possa essere fatta, ecco, è giusto. Sentito disuguaglianza, cosa pensa? Penso al gusto di discriminare gli altri per sentirsi parte di uno standard eventualmente giusto e corretto. Purtroppo per disuguaglianza si intende spesso qualcosa di negativo e quindi gli effetti della disuguaglianza, almeno a livello politico, sono sempre un po' catastrofici. È un livello per cui si ragiona dal basso, invece c'è un buono scambio e c'è tanta solidarietà tra le persone che non sono uguali, quindi non condividono nemmeno magari gli stessi saperi o le stesse culture e spesso, insomma, tra poveri ci si capisce. Credo che il lavoro sia da fare sia soprattutto culturale, anche semplicemente da persona a persona, perché sì, è una cosa proprio di un'educazione quasi sentimentale non lo so, capire che in realtà disuguaglianze appunto ci devono essere in positivo, ma poi quando si tratta di esprimere se stessi appunto in ambito qualsiasi, cioè di sentimenti lavorativo eccetera, ognuno dovrebbe essere libero sia di fare quello che crede sia di lasciar fare quello che gli altri credono, insomma.